Milano, 15 settembre 1867. È un giorno importante per Milano e per i milanesi. La vittoria Emanuele II, il primo re d'Italia, inaugura quello che in futuro diventerà uno dei simboli più famosi della capitale economica d'Italia, la Galleria Vittorio Emanuele II. Un'opera che simboleggia per Milano e l'Italia il passaggio dal passato al futuro. Un'opera che segna l'ingresso di Milano nel ristretto gruppo delle più importanti capitali europee. Un'opera realizzata con i più moderni materiali, acciaio e vetro, come le gallerie ed i passaggi di Parigi, Bruxelles e Londra. La Galleria Vittorio Emanuele II, o più semplicemente la Galleria, come la chiamano i milanesi, nel giro di pochi anni diventa il cuore mondano, economico e culturale di una città in rapida crescita. Sotto la galleria muove i primi passi quella che, dopo oltre un secolo, sarà la Milano da bere. Simbolo e protagonista di questo nuovo passeggio al coperto è un bar, anzi, come si chiamava all'epoca, un caffè, il Caffè Campari. Un caffè che sorge proprio all'ingresso della galleria, al numero 1. Un caffè fortemente voluto da Gaspare Campari, un commerciante di liquori venuto a Milano da Novara, dove nel 1860 ha inaugurato il Caffè dell'Amicizia. A cavallo tra 800 e 900, il Caffè Campari è un luogo accogliente, elegante e sofisticato. I saloni sono arredati con gusto. All'ultimo piano c'è anche l'abitazione, dove Gaspare Campari vive con la moglie e dove nel 1867 nasce il figlio Davide. All'interno del Caffè Campari c'è anche il laboratorio dove si produce un liquore che ben presto diventerà un'icona del Bienville italiano, il bitter all'uso d'Olanda, o più semplicemente il bitter Campari. Un liquore nuovo che si distingue per quell'intrigante gusto amarognolo e soprattutto per l'affascinante colore rosso intenso, una vera novità nel panorama dei liquori. Ma oltre al nuovo bitter, il Caffè Campari diventa famoso per aver lanciato un nuovo modo di bere e sorseggiare i bitter Campari, prima e non dopo pranzo. Al Caffè Campari nasce una nuova moda, che ben presto diventerà un rito, l'aperitivo. Fin dai tempi degli antichi greci il vino e successivamente i liquori si bevevano dopo cena, a fine giornata. Molti liquori avevano proprietà digestive ed erano perfetti per essere serviti al termine di un pranzo importante. Ma il gusto amarognolo del bitter Campari è perfetto per stimolare l'appetito. I milanesi imparano rapidamente ad apprezzarlo prima di andare a tavola. La domenica mattina dopo la messa in Duomo o durante la settimana prima di un pranzo di lavoro in uno dei tanti ristoranti che caratterizzavano il centro di Milano. Da Milano la moda dell'aperitivo si diffonde in Italia e nel mondo, un momento conviviale che ben presto diventerà un rito e un'icona del bien vivre italiano, un momento di relax dedicato alla conversazione e al buon bere. Icona nell'icona, Campari inventa il bitter che a sua volta dà vita alla moda dell'aperitivo. Ma quali erano gli aperitivi che si servivano al caffè Campari tra la fine del 1800 e l'inizio del nuovo secolo? Quando al fine d'un giorno noioso la gaiezza risorge nel cuore. Il più richiesto ed il più apprezzato era sicuramente il Campari con Seltz, bitter Campari servito con una dose abbondante di Seltz, un Seltz che a sua volta diventerà un'icona. Per molti avventori quello del Campari era ed è un Seltz dal gusto e soprattutto dalla bollicina inconfondibile, un Seltz che ancora oggi è prodotto all'interno di un grande contenitore cilindrico, gelosamente custodito nel seminterrato del Camparino. Oltre al Campari con Seltz, al caffè Campari si beveva un cocktail che ben presto diventerà famoso in tutto il mondo, il Milano-Torino. Un cocktail che nasce dall'incontro del bitter Campari, prodotto a Milano, con un'altra icona della miscelazione italiana, il vermouth rosso di Torino. Da qui il nome Milano-Torino. La ricetta è semplice e facile da realizzare. Metà bitter Campari, metà vermouth rosso servito con una fetta di limone. Nel tempo dal Milano-Torino nasceranno diverse varianti destinate anche loro a diventare icone dello stile italiano, apprezzato in tutto il mondo. Dall'americano al famosissimo Negroni fino al recente Negroni sbagliato. Questa è l'ora senza pari, questa è l'ora del Campari. Nei primi anni del Novecento il Caffè Campari è il luogo di ritrovo preferito da uomini d'affari, commercianti e artisti.
Accanto a loro, avvolte in abiti e gonne al ginocchio, ci sono anche molte donne, eleganti e raffinate, con i loro cappellini, i loro guanti e le loro vellette. Sono attratte da questo nuovo locale, dall'eleganza degli arredi e soprattutto dal gusto morbido ed avvolgente dei nuovi cocktail. L'aperitivo diventa il nuovo momento di incontro per la donna del nuovo secolo. Una donna nuova, moderna, dinamica, volitiva, la cui immagine è catturata e rilanciata dalle nuove pubblicità della Campari. Nel 1894 Campari, per la sua campagna pubblicitaria, realizza grandi cartelloni, al cui interno la donna è la vera protagonista. La conquista dell'indipendenza e di una maggiore rilevanza sociale da parte della donna si rispecchiano nell'annuncio pubblicitario della Campari, il quale assegna alla donna un ruolo da protagonista. La donna Campari è protagonista del suo tempo. La sua immagine all'interno delle pubblicità Campari si evolve e si rinnova interpretando il suo tempo. Una donna che ama le sfide e non esita a tuffarsi nel gioco. Una donna che ama usare e che ama rimescolare i tradizionali ruoli maschili e femminili. Famosi sono alcuni spot realizzati negli anni 2000, dove la donna Campari inventa nuovi modelli femminili per poi stravolgerli fino a rinnegarli. Come nello spot del 2005, dove la protagonista si veste di abiti maschili, rinunciando alle tradizionali armi di seduzione femminile, ma dopo pochi anni, nel 2009, fa marcia indietro e si presenta impersonata nella modella Jessica Alba, prepotentemente e prorompentemente femminile, sensuale e sinuosa, ammiccando, giocando e sfidando una figura maschile incantata e disorientata. Ma torniamo al caffè Campari e ai suoi tavolini, intorno ai quali nei primi anni del Novecento siedono nuovi e irruenti artisti, i futuristi. 200 tanti in arrivo, 149 in partenza, Marinetti, Balla, Boccioni. Quest'ultimo realizza un quadro, Rissa in galleria, una rara immagine che ci riporta all'epoca d'oro della galleria e del caffè Campari. Al caffè Campari i futuristi chiacchierano, parlano, discutono, a volte si azzuffano. Uccelli, cinguettare, beatitudine, ombria, brezza verde, silenzio. Tra i futuristi e il caffè Campari si crea una liaison inscindibile. Sarà grazie a uno di quegli artisti, Fortunato De Pero, che nasceranno alcune tra le più famose campagne pubblicitarie della Campari e soprattutto il disegno della bottiglietta del Campari Soda. Un'icona dello stile italiano rimasta immutata nel tempo. Un oggetto delle linee semplici e pulite che riproduce un bicchiere rovesciato destinato ad ospitare quello che sarà il primo cocktail ready to drink della storia. Tra i fattori del grande successo della Campari c'è sicuramente la capacità di coniugare tradizione e modernità e di promuovere nuovi stili di vita. A metà degli anni 10 del secolo scorso, Milano è già una città in fermento, sempre di corsa, alla ricerca del nuovo affare o, come si dirà in seguito, del nuovo business. E così nel 1915 Campari apre dall'altra parte della galleria il Camparino, il primo bar di passo dove il caffè non si beve seduti al tavolino ma al bancone, velocemente prima di andare al lavoro o durante una breve pausa. Fortunatamente il Camparino è sopravvissuto fino ai giorni nostri, permettendoci di ammirare il bancone e i mosaici originali e di vivere le raffinate atmosfere dell'aperitivo di altri tempi. Aperitivi come il già citato Milano-Torino o come la sua prima variante, l'americano, realizzato con la semplice aggiunta di uno spruzzo di soda. O come il Negroni, nato a Firenze, dall'inventiva del conte Camillo Negroni, il quale, in omaggio già all'amata Londra, sostituisce la soda con il gin e la fetta di limone con una fetta di arancia. Per concludere con l'ultima variante, il Negroni sbagliato, nato negli anni 70 del secolo scorso a Milano, presso il Bar Basso, sostituendo il gin con lo spumante. Elemento discusso del successo di questi cocktail, oltre al loro gusto morbido e avvolgente, è sicuramente il loro colore. Un intrigante, profondo, lucente colore rosso. Un colore che fin dall'antichità è sinonimo di eleganza, raffinatezza e seduzione. Il rosso è colore per antonomasia, segnala qualcosa di speciale. È straordinariamente attrattivo, stravagante, provocante e corrisponde all'energia in tutte le sue forme. È un colore che attira l'attenzione anche a grandi distanze. Il rosso è associato alla determinazione e al potere. Secondo la British Heart Foundation, le donne che indossano abiti rossi, soprattutto durante le ore di lavoro, si sentono più sicure di sé. Nel libro della Genesi il rosso è associato alla scintilla da cui nasce la vita stessa. Adamo nasce da quella che l'Antico Testamento chiama Adama, ovvero l'argilla rossa, su cui Dio soffia il suo spirito. Per secoli il rosso è stato il colore del velo indossato dalle spose in onore di Vesta,
dea del focolare domestico. Durante il Rinascimento le spose si vestivano di rosso e non di bianco. Ancora oggi in molte culture, come quella cinese, le donne si sposano in rosso. Nei dipinti rinascimentali la Madonna non è solo rappresentata nella veste bianco-azzurra, ma è spesso dipinta vestita di rosso, oppure di una combinazione di rosso e blu. Il rosso era il colore dei cespugli in fiamme, del fuoco pentecostale, del sangue di Cristo, dei martiri, per non parlare dell'emblema stesso della Chiesa. Era anche il colore associato ad un'elevata condizione sociale. In epoca recente il rosso è diventato simbolo dell'eleganza e dello stile italiano. Nel mondo dei motori il rosso è il simbolo delle auto e delle moto sportive italiane. Un binomio nato durante le prime corse automobilistiche dove le auto erano contraddistinte da un proprio colore. Verde per l'Inghilterra, blu per la Francia, bianco per la Germania, rosso per l'Italia. Oggi il rosso rappresenta il colore dell'alta sartoria italiana, dei grandi vini italiani e del più raffinato ed insostituibile liquore italiano, il bitter Campari.